Welcome back e bentornati sul mio canale, quinta ed ultima puntata della serie che ci ha accompagnato per tutta l'estate, perché ogni settimana ho portato una squadra da massimo 100.000 crediti, mettendo al suo interno più giocatori buggati possibili. Trovate tutti i video nel canale, se ancora non l'avete visto vi invito a farci un salto, perché abbiamo fatto la Serie A, la Premier League, la Bundesliga, la Liga e adesso è tempo della Liga Spagnola. Partiamo subito dal portiere del Barcellona 83, Ter Stegen, costo che si aggira più o meno sui 2000 crediti. 85 di riflesso e 81 di rinvio fanno di lui un portiere a basso prezzo ma tanto buggato. A destra abbiamo Carvajal, terzino del Real Madrid, spagnolo, 82 di velocità, 79 di fisico e 82 di difesa. Costo che si aggira più o meno sui 3000 crediti ed ha veramente delle statistiche equilibrate per essere un terzino. Primo difensore centrale, suo compagno di reparto, Varane, 77 di velocità, un difensore molto veloce, ma anche 78 di fisico ed 85 di difesa. Costo che si aggira più o meno sui 4000 crediti. Overall più basso e costo più basso, solo 2000 crediti per Umtiti, 82 di overall, francese del Barcellona. 75 di velocità, 82 di difesa e 78 di fisico. È un difensore che dà tanto fastidio agli attaccanti, è più o meno paragonabile a un Bailey della Premier League. A sinistra ero indeciso tra Marcelo e Felipe Luis, alla fine ho messo Felipe Luis perché il costo è molto più basso, costa soltanto 7000 crediti, ovvero l'85. Statistiche simili a Carvajal, 80 di velocità, 82 di difesa e 79 di fisico. Passiamo al centrocampo, lui non potevo non metterlo, Casemiro, 84 di fisico, 82 di difesa e 61 di velocità. È un pochino lento, però fa tanta legna a centrocampo. Costo che si aggira più o meno sui 5000 crediti. Se avete qualche credito in più potete prendere anche la sua versione IF. Al suo fianco c'è Modric, che si può utilizzare sia come centrocampista centrale sia come trequartista, ovvero l'89, 30.000 crediti per lui, 86 di passaggio, 89 di dribbling, è davvero un centrocampista tuttofare. Non sembra le statistiche ma recupera tantissimi palloni. Ultimo centrocampista abbiamo Rakitic, anche lui come Modric può ricoprire sia il ruolo di centrocampista centrale sia il ruolo di trequartista, 84 di tiro, 82 di dribbling ma ben 86 di passaggio, tanti assist vi farà questo giocatore. Il suo costo si aggira sui 18.000 crediti ma molto probabilmente tenderà a scendere. Come attaccante destro non potevamo mettere Messi neanche Bale, ma abbiamo Iñaki Williams. Lui diciamo che è un tipo Mané della Premier League, 92 di velocità ma anche tanto fisico, ben 79. Una volta che parte non lo sposti più e se ti punta ti fa malissimo. Anche quel 75 di tiro che non è nemmeno tanto poco. Il suo costo si aggira più o meno sui 1500 crediti. A destra abbiamo Yannick Ferreira Carrasco, 88 di velocità, 78 di tiro, 76 di passaggio e ben 87 di dribbling. Farà tanto male ai terzini della vostra squadra avversaria e farà tanti assist per l'attaccante che avete in rosa. Il suo prezzo si aggira sui 5000 crediti. Come attaccante non potevo mettere Benzema perché il suo costo era troppo elevato e quindi ho messo Alvaro Morata. Lo spagnolo, 82 di overall, ben 83 di velocità, 79 di tiro, 79 di dribbling, è davvero un attaccante che costa pochissimo ma vi farà tantissimi gol. Il suo costo si aggira più o meno sui 4000 crediti. In totale questa squadra costa dagli 85 ai 90.000 crediti e ve la consiglio tantissimo se volete divertirvi con una squadra con tanta fantasia in campo. Ragazzi, io vi ringrazio per essere arrivati fin qui nel video, se ancora non l'avete fatto lasciate un bel like di supporto a questa serie che tornerà la settimana prossima con un nuovo format. Vi porterò varie squadre, questa volta ibride, sempre di questo FIFA 18 e state certi che non baderemo a spese. Iscrivetevi a tutti i social che trovate sotto nella descrizione, un saluto a tutti da Wamata e noi ci vediamo in un nuovo video.